Lavoro, riforma al rush finale, ma resta il nodo mobilità. Inflazione con cibo e carburanti, spesa al top dal 2008. Industria, Sardegna in piazza per sciopero generale. Un saluto a tutti, ben ritrovati al nostro TG. Dunque, lo avete sentito dai titoli, sono giorni decisivi per la riforma del mercato del lavoro che il governo intende chiudere nei prossimi 10 giorni, entro il 23 marzo, ha detto Monti. E dunque si accelera, si comincia con una serie di incontri bilaterali per il ministro Fornero che nei prossimi giorni invierà alle parti sociali 2 documenti, uno sul tema dei contratti, l'altro sulla parte che riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali. Lunedì poi tutti dal premier Mario Monti. Con quali possibilità di trovare l'intesa per il leader della CISL, Raffaele Bonanni, se si risolve il problema della mobilità, l'accordo sulla riforma del mercato del lavoro è fatto. Dunque la palla ora passa al governo. Con quali indicazioni da parte della CISL? Sentiamolo in queste dichiarazioni rilasciate proprio oggi dal segretario generale della CISL, Bonanni, ai microfoni di Telesa Bazzaro. Ci sono alcune cose positive che vedo hanno smosso il governo, parlo della tipologia dei contratti, si va verso l'apprendistato come canale principale per i giovani che deve condurre al maggior tempo indeterminato, si va verso un contratto a termine che deve portare ancora di più verso il tempo indeterminato, mi piace la tecnica di farlo pagare di più e qualora si trasforma in tempo indeterminato i soldi in più vengono ritornati indietro all'azienda, va bene che si, spero che il governo mantenga la parola, che ci si predispone per tagliare la testa alle partite IVA, agli associati in partecipazione, a tutte le flessibilità malate e spero che il governo su questo mantenga la parola data, va bene anche che la cassa integrazione ordinaria sia mantenuta così come la straordinaria, non va assolutamente bene, è un punto non di poco conto la scelta che vorrebbe fare il governo sulla mobilità, vorrebbero ridurre il tempo di copertura e la parte economica di copertura, quasi dimezzandolo e questo crea davvero problemi alla gente e questo è un dosso molto 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 grosso. L'effetto combinato tra una riforma così drastica delle pensioni che innalza verticosamente l'uscita con una crisi come quella che abbiamo significa davvero, davvero danneggiare fortissimamente la gente. Su questo non siamo d'accordo, questo è un punto importante che deve essere risolto se si vuol fare l'accordo. Vedremo se si troverà l'accordo sul punto che riguarda la mobilità che diceva Bonanni, ma come stanno vivendo i giovani questo momento di attesa per una riforma del mercato del lavoro che dovrebbe favorire la loro inclusione? Ecco, ce lo ha spiegato proprio in questi studi stamattina Silvia Dell'Innocenti, segretario nazionale della FELSA CISL, ospite di Mattina CISL. Sentiamo. Hanno 2 problemi oggi da affrontare i giovani e precari. Da una parte il problema oggettivo della mancanza di lavoro e quando trovano lavoro la presentazione di contratti abbastanza ridicoli, perché comunque oggi è sempre più difficile trovare un lavoro a tempo indeterminato. Dall'altra parte però, oltre il danno alla beffa, anche questo bombardamento mediatico continuo del fatto che il lavoro non c'è, che sia solo precario eccetera, crea anche una sfiducia profonda che va ad alimentare l'altra sfiducia, per cui quando vai a incontrare i ragazzi dai 20 ai 35 anni, per cui anche ragazzi un po' più grandi, hanno proprio questa sfiducia proprio nell'iniziare, quindi qualunque cosa gli viene proposta la vivono con un senso di pesantezza infinita, che ne dicono i nostri politici tecnici, insomma è un problema. Ecco, un problema enorme quello dei giovani
che non si risolve solo con la riforma del mercato del lavoro, come più volte ha sottolineato la CISL. Servono un insieme di riforme di tipo strutturale, a partire dalla riforma del fisco. A ricordarlo oggi in una nota ci ha pensato il segretario confederale della CISL, Maurizio Petriccioli, che commentando l'audizione alla Camera del Presidente della Corte dei Conti, Giampaolino, ha sottolineato come l'elevato livello della pressione fiscale sia oggi sostenuto proprio da quei soggetti, come lavoratori dipendenti e pensionati, più duramente colpiti dalla crisi. Per questo, ha proseguito Petriccioli, pur essendo necessari interventi urgenti che restituiscano risorse alle famiglie per sostenere la domanda interna, è indispensabile ripensare il fisco in modo strutturale per realizzare uno spostamento delle imposte da quelle dirette verso le indirette e dal lavoro verso le rendite. E proprio di questo si è parlato oggi a Bruxelles, di fisco e non solo, nella riunione dell'Ecofin, nella quale ha partecipato anche il nostro Premier Mario Monti. Ci spiega tutto Pierpaolo Arzilla, che è in collegamento telefonico con noi e che ha seguito stamattina proprio i lavori dell'Ecofin. Ciao Pierpaolo, allora com'è andata? Buonasera Esther e buonasera agli amici di Labor TV. L'Europa sta cercando di stringere i tempi sulla possibilità di una tassa sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin Tax. C'è una proposta della Commissione Europea di cui parleremo tra breve, c'è un blocco forte di paesi che la sostiene, con Germania, Francia e Italia in testa, e c'è un'opposizione altrettanto decisa formata da Gran Bretagna, Olanda, Svezia e Repubblica Ceca. L'Italia conferma il suo sostegno generale alla proposta, ma chiede un'accurata valutazione del suo impatto, in particolare su famiglie, imprese e settore pubblico. Mario Monti ha definito pertinente l'insistenza di molti stati europei sulla Tobin Tax, però poi ha avvertito dicendo attenzione che il veto di alcuni paesi non diventi una scusa per paralizzare l'attività dell'Unione Europea. Secondo la proposta della Commissione, lo scambio di azioni e obbligazioni sarebbe tassato con un'aliquota dello 0,1%, mentre per i derivati il tasso sarebbe dello 0,01%. In questo modo sarebbe possibile, secondo Bruxelles, riscuotere un gettito di 60 miliardi di euro ogni anno, da destinare al finanziamento del bilancio comunitario e dei bilanci nazionali. La Commissione ha proposto che l'imposta entri in vigore il 10 gennaio 2014. L'impressione di molti analisti è che alla fine non se ne farà nulla, o che si arriverà quantomeno a una soluzione di compromesso, l'ennesima soluzione di compromesso, quella cioè di un'imposta di bollo aggiuntiva su azioni e obbligazioni in alcuni stati come Francia, Germania e Italia. Ricordiamo infine che Mario Draghi, il presidente della BCE, da tempo si è detto contrario a una Tobin Tax solo europea. La tassa sulle transazioni finanziarie è in sostanza il ragionamento di Draghi: o è mondiale o è globale o non è. Per ora è tutto da Bruxelles, linea di nuovo a te Esther. Grazie Pierpaolo, dunque evidentemente tempi che si profilano lunghi per trovare una soluzione sul piano fiscale, la Tobin Tax avete sentito, e intanto i consumatori italiani fanno i conti con un'inflazione, un carrello della spesa sempre più salato. E a confermarlo oggi ci ha pensato l'Istat, che dà un'inflazione in crescita al 3,3% a febbraio, con un'impennata dei prodotti di più largo consumo come alimentari e carburante. Noi siamo al telefono con Pietro Giordano, segretario generale della Diconsum, al quale chiediamo di commentare quest'ennesima impennata dei prezzi. Il carrello della spesa ancora una volta aumenta e il peso dei carburanti è enorme delle famiglie. Bisogna abbattere le accise, bisogna evitare che si speculi sul prezzo della benzina, perché tutto questo ha un effetto domino sul costo dei beni di prima necessità. Non è più sopportabile che la benzina ormai è arrivata, ha superato anzi 1,90 euro, il diesel è ormai a 1,80 euro. Questo ha avuto un effetto inflattivo enorme, anche perché le merci in Italia viaggiano per il 90% su gomma. Quindi bisogna abbattere le tasse sulla busta paga e sui redditi dei pensionati, bisogna dare fiato alle famiglie per poter
continuare, anzi rinnovare l'incentivazione ai consumi, perché più consumi significa più produzione di beni e servizi, significa più occupazione, significa più stipendi, significa quindi di nuovo più consumi. Dobbiamo innestare un circuito virtuoso che può essere bloccato, come bloccato infatti l'Istat ha ormai sancito che siamo in recessione. Quindi dalle tasse dobbiamo passare a politiche di investimento se vogliamo far riavviare la macchina dello sviluppo in Italia. Ecco, la macchina dello sviluppo in Italia può essere riavviata ed è urgente farlo soprattutto nelle aree più colpite dalla crisi. Tra queste sicuramente la Sardegna, che oggi ha risposto in massa alla chiamata di CGIL, CISL e UIL, che hanno proclamato un nuovo sciopero generale dopo quello dei record di 4 mesi fa che aveva portato in piazza 60.000 persone, e una giornata di mobilitazione per richiamare l'attenzione delle istituzioni sul pericolo dato dalla desertificazione industriale dell'isola, come ci hanno spiegato al telefono Mario Medde, segretario generale della CISL Sardegna, e Luigi Sbarra, segretario confederale della CISL, che stamattina era in piazza e che abbiamo contattato telefonicamente proprio subito dopo la manifestazione. Sentiamo. Una manifestazione dei lavoratori sardi del sistema industriale del servizio a rete rilanciare sviluppo economico e sociale della Sardegna, per chiedere al governo nazionale e alla regione Sardegna di definire le vertenze aziendali ancora aperte. Una manifestazione che ha visto in piazza 20.000 lavoratori. È stata una giornata di mobilitazione in termini di presenza, di partecipazione, di fortezza. Questa regione sta pagando in tutti i settori produttivi il prezzo più alto di una crisi economica e finanziaria che si potrà protrae da lungo tempo. Il governo deve necessariamente recuperare una funzione attiva di governo e di gestione di queste grandi emergenze. Noi pensiamo che sia necessario aprire da subito un tavolo di confronto, un negoziato al Sigi per creare crescita, sviluppo, persone e lavoro in Sardegna. Ecco, e di lavoro oggi si è parlato anche in Friuli Venezia Giulia, dove si è tenuto il Consiglio Generale della CISL regionale, al quale oggi ha partecipato anche il segretario generale della CISL Bonanni, ma anche un convegno promosso dal Forum delle persone e associazioni di ispirazione cattolica, a cui ha partecipato anche il Vescovo di Trieste. Su questo vediamo il servizio realizzato per Labor TV da Maria Teresa Bazzaro. Vediamo. Raffaele Bonanni arriva in Friuli Venezia Giulia. Dopo l'acceso incontro di ieri sera con il ministro del lavoro, il segretario generale fa tappa prima a San Giovanni al Natisone in provincia di Udine e poi a Trieste per un confronto a più voci sui temi dell'etica e del lavoro. Stamani, nel cuore pulsante del Triangolo della Sedia, uno dei siti produttivi più noti della regione ma anche più in difficoltà, è il tema forte del lavoro a tenere banco nel corso del Consiglio generale convocato per l'occasione. Nella gremitissima sala convegni dell'Ipsia Mattioli, luogo non casuale a rimarcare l'importanza della formazione legata al lavoro, la CISL del Friuli Venezia Giulia va dritta al punto, denunciando a livello regionale l'assenza di adeguate politiche industriali mirate alla crescita e allo sviluppo. Chiediamo, spinge il segretario Giovanni Fania, all'apertura di specifici tavoli di confronto per superare la crisi che ancora attanaglia specialmente il comparto del manifatturiero. La sensazione, insomma, è che se molto e bene è stato fatto per contrastare la crisi, così le risorse sugli ammortizzatori sociali, manchino invece le politiche di prospettiva, ovvero percorsi concreti tarati sulla media e lunga distanza. Malgrado infatti un timido calo dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali registrato nel 2011, il quadro dell'occupazione dell'economia resta difficile, di qui l'esortazione a rafforzare le politiche attive del lavoro. E sempre il lavoro è stato al centro anche dell'incontro pomeridiano a Trieste, promosso nell'ambito del Forum delle persone e associazioni di ispirazione cattolica del Friuli Venezia Giulia, e a cui ha presenziato anche il vescovo della città giuliana, Monsignor Giampaolo Crepaldi. Diversi punti emersi a partire dall'esigenza condivisa di costruire un modello sociale nuovo e virtuoso, dove possano trovare posto e sviluppo la solidarietà, le tutele, il diritto ad un'occupazione dignitosa per tutti e non precaria, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Bene, era questa la nostra ultima notizia. Noi ci fermiamo qui. Per tutti gli aggiornamenti, come sempre, vi rimando al sito di conquistadellavoro.it, al sito della CISL. A domani mattina per la rassegna stampa di Mattina CISL. Se volete scriverci, ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, labortv@cisl.it. L'appuntamento con una nuova edizione del nostro TG è sempre per domani alle 18. A tutti, una buona serata.